Siamo a Fossacesia Marina e questa è la spiaggia per tutti. Sindaco Enrico Di Giuseppe Antonio, inaugurata oggi. Per tutti, davvero per tutti. Inauguriamo altri servizi nella spiaggia per tutti. È un buon auspicio per l'estate 2023. Mancano molte settimane alla chiusura di questa stagione estiva, tra l'altro abbiamo prorogata la chiusura degli stabilimenti fino alla fine di ottobre, che significa una spiaggia dove chi ha problemi può venire gratuitamente, perché c'è una spinta di più da parte della mia amministrazione ad essere proprio sempre attenta perché questa spiaggia, questa località sia una spiaggia e una località per tutti. L'abbiamo arricchito con ombrelloni dove ci si può stare sotto, prendere il fresco gratuitamente, e abbiamo iniziato il gioco dei bambini. In attesa di fare altro, mancano le panchine che verranno sistemate entro settembre. Ma qual è l'obiettivo? L'obiettivo che Fossacesia non deve mai perdere la cultura dell'amicizia, della solidarietà ed una città integrata per tutti e a tutti. E questo è un progetto delle politiche sociali. Mariangela Galante, vice sindaco e assessore alle politiche sociali. Sì, è un grande risultato che porta in casa tutta l'amministrazione, il nostro sindaco in particolare, perché comunque non dobbiamo dimenticare che il taglio dell'amministrazione di Giuseppe Antonio è questo, vale a dire è inclusivo ed è un'amministrazione per tutti. Lui si definisce il sindaco di tutti e quindi l'amministrazione è per tutti. È un grande risultato perché intanto fa parte di un work in progress. Noi siamo nati alcuni anni fa con pochissime cose e ogni anno abbiamo questo obiettivo, in particolare ce l'ha l'assessorato alle politiche sociali, cioè quello di arricchire, di implementare quest'area demaniale che noi abbiamo voluto destinare a tutti i nostri, prima di tutto i nostri residenti, ma soprattutto anche i nostri ospiti. Quindi ci aspettiamo e ci auguriamo un turismo inclusivo, che poi è anche un obiettivo della Regione Abruzzo.